Il Comune di Carviglia ha dato il via alla realizzazione per i progetti preliminari per le opere legate all'arrivo degli inerti, le terre da scavo dell'alta velocità di Firenze. Un'operazione importante legata al protocollo d'intesa firmato tra Regione Toscana, Provincia di Arezzo e Comuni interessati nel 2008. Le risorse per alcune attività, e mi riferisco alla progettazione e realizzazione poi del nuovo svincolo al Porcellino in galleria, erano già risorse che sarebbero arrivate e sono in parte arrivate al Comune di Carviglia per la progettazione dell'opera, ma insieme a questi c'erano altre risorse, 500.000 euro che dovevano servire per la progettazione di una serie di opere importanti, dalle ciclabili, le rotonde a San Giovanni Valdarno, le ciclabili da Vacchereccia sempre fino a San Giovanni, una parte di ciclabili nell'area mineraria. Quindi abbiamo recuperato le risorse della provincia di Arezzo, che arrivavano però dalle terre, dalla RFI previsti nel protocollo d'intesa per le terre della TAV, e in questo momento ci sono in corso le progettazioni perché si possa anche lì essere pronti. Ma allora gli inerti arrivano nonostante gli impedimenti giudiziari legati a quanto è accaduto a Firenze con le rocce di scavo dell'alta velocità? Siamo in una fase nella quale quello che doveva arrivare a Carviglia per le progettazioni è arrivato, adesso o arrivano le terre o non arrivano più risorse. Quindi, però noi dobbiamo essere pronti, perché se arrivano terre buone, utili per le nostre aree, che siano terre da mettere in aree agricole dove poter appunto coltivare e non terre pericolose, dobbiamo essere pronti per accogliere le terre ma anche fare gli investimenti necessari per il territorio. Dunque una parte dei soldi per contratto sono arrivati prima ancora che arrivassero le terre e i comuni stanno già finanziando i progetti per le opere pubbliche. E se le rocce fiorentine non venissero più trasportate in Valdarno? Le cifre acquisite dovranno essere restituite? Vero è che in Toscana si dice soldi dati, soldi persi.